cosa interessante, insomma, così carina, che Luca dedica sia il suo Evangelo che gli Atti ad un certo Teofilo. Teofilo di cui però non abbiamo notizie storiche, però sappiamo che Teofilo significa amante di Dio. E quindi adesso vedremo, proprio comincia gli Atti, no? Dicendo: Teofilo, nel mio primo libro ho scritto così e così, e parla dell'ascensione, dice: cioè, l'ho già scritto nel mio primo libro, quindi nel Vangelo, insomma, no? Sembra che senta parlare di Gesù intorno fra il 30 e il 40 d.C., quindi non l'ha mai conosciuto, se non tramite i racconti degli apostoli, le varie trascrizioni e altri testimoni. E fra questi testimoni sembra molto probabile che ci sia stata Maria, a parte appunto fa questa immagine, ma poi fra gli evangelisti è quello che narra la nascita di Gesù dal punto di vista di Maria. Provate a rileggerlo e a farci caso. E quindi sembra che sia stato proprio colui che ha avuto un rapporto più intimo con lei, e fra l'altro ci dà delle notizie specifiche rispetto agli altri evangelisti, proprio di tutto quello che riguarda Maria, l'infanzia di Gesù, eccetera. Poi Luca è sempre quello che dipinge le figure femminili in maniera particolare, sempre le sorelle Marta, Maria, la Maddalena, e poi sempre negli Atti ci parla sempre di queste figure femminili, ci darà delle testimonianze con dei nomi, ci parla ad esempio, siccome gli apostoli sono 12, però dopo a loro volta nomineranno, no, altri apostoli, sono poi il carisma che riceveranno sarà poi l'apostolo, sarebbero poi i vescovi di oggi, no? Quindi comunque loro, per diffondere questo messaggio, per evangelizzare, manderanno appunto altri apostoli in missione. Fra questi apostoli c'è anche una donna che si chiama Giunia o Giunia, non lo so, comunque viene nominata, e così tante altre donne appunto che si battono, e appunto negli Atti degli Apostoli troviamo questa testimonianza. Quindi una cosa importante da tenere presente è che gli Atti per noi sono un documento anche storico, come vi dicevo, perché si conformano in questa maniera, sono divisi in due parti. Nella prima parte si narra proprio lo sviluppo della comunità, della prima comunità di Gerusalemme, quindi della Chiesa, oltre a questo discorso della Pentecoste. Ed è narrata, diciamo, da Luca. Nella seconda parte vi sono raccontati i viaggi di Paolo, che sono dettagliatissimi anche dal punto di vista storico e quindi costituiscono documento. Anche la prima parte di Luca costituisce documento, solo che la differenza è che Luca, in certo qual modo, aveva l'intenzione, cioè si capisce, di scrivere in qualche modo la continuazione del suo Vangelo, per cui voleva dare anche delle informazioni dal punto di vista teologico, non solo storiche, cioè voleva dare sia una comunicazione, diciamo, per quanto riguarda la divinità, questo discorso dello spirito di Dio, la testimonianza su Cristo e quant'altro, però nello stesso tempo, dando questa, adesso dopo lo vediamo leggendo, si capisce molto bene, dà come degli scorci, come se facesse degli affreschi, no? Storici, dove vengono, come dire, immortalate tutte e due le situazioni, cioè sia l'aspetto spirituale che l'aspetto storico. Noi oggi diremmo ha fatto una foto, no? Ecco, probabilmente invece da pittore e insomma da evangelista qual era, l'ha fatta questa foto in una maniera diversa, ha fatto queste rappresentazioni che in effetti poi si distinguono. Ed è lo stesso discorso che dice Palamidesi, è stato fatto negli Evangeli, no? Nel quaderno relativo ai quattro Evangeli dice proprio che il grande arcano e l'arte sottile dei quattro iniziati, cioè dei quattro evangeliti, è stato proprio l'esporre la vita terrena e soprannaturale di Gesù dalla nascita alla crocifissione, con tanti e tanti episodi tali particolari e tali per risvegliare in noi la spiritualità, per risvegliare in noi la fede, soprattutto la fede, perché viene rappresentato un personaggio particolarissimo, cioè sono stati rappresentati ad arte questi episodi, no? Dice, ecco, la stessa cosa è un po' quello che ha voluto fare Luca. Quindi gli Atti degli Apostoli sono da una parte il racconto della prima evangelizzazione, che si trasmette in base al racconto di quelli che sono gli Atti dei Dodici e i viaggi di Paolo.
Nello stesso tempo non viene messo l'accento sul singolo personaggio, cioè non ci sono personalismi, no? È tutto scritto in una maniera proprio per far riflettere e far capire che l'azione non è tanto quella del personaggio, ma è proprio dello spirito che si muove e opera attraverso di loro. Ecco, e poi un'altra cosa importante che traspare e che è sempre testimone, diciamo ci testimonia di una particolarità storica di quel momento, è appunto il fatto che siamo in un momento storico particolarissimo, è un contesto esplosivo quello in cui si manifesta il Messia, se no non si sarebbe probabilmente manifestato, e vi è un crogiolo di correnti religiose, dopo lo vediamo, c'è proprio la testimonianza in Atti, e è un fermento incredibile sia sul piano politico che religioso, lo sappiamo bene, cioè tante volte lui scappa dalle folle, no? Perché lo vogliono come capo anche politico, e quindi è un momento molto particolare anche per i dodici, logicamente, perché si troveranno in questo contesto, poi appunto poi moriranno tutti martirizzati, però queste persecuzioni non avvengono solo da parte dei persecutori con l'intenzione di voler subito sopprimere una religione, perché non pensano nemmeno che sia in realtà una religione vera e propria, lo fanno, li perseguono perché non vogliono perdere la loro supremazia, perché non vogliono perdere il loro potere, eh? Ognuno vuole mantenere, diciamo così, il proprio equilibrio sia politico che anche economico, eh? Un esempio per capire, per comprendere questa situazione storica, è il discorso rivolto al Sinedrio da Gamaliele, che questi sono gli Atti, un po' più antico. Ecco. Gamaliele, che era fra l'altro il maestro di Paolo prima della sua conversione, no? Che si trova nel Sinedrio a difendere gli apostoli, che sono già stati convocati per la seconda volta, no? E allora lui gli fa tutto un discorso, qui ho messo solo la parte finale, gli dice: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare con questi uomini. E gli dice: perché ne è venuto uno prima che si chiamava Teuda, l'hanno seguito, erano almeno in 400 che lo seguivano, poi però è morto e si sono dispersi. Poi ne è venuto un altro, giù dal Galileo, al tempo del censimento, anche lì molti l'hanno seguito, gli hanno creduto, però poi è morto e si sono dispersi. E dopo gli dice: per quanto riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico, non occupatevi di questi uomini, lasciateli andare, cioè come dire, non immischiatevi. Dice: se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta, ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli, non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio, no? Quindi c'è proprio una mentalità, no? Li hanno proprio inquadrati inizialmente proprio da un punto di vista più politico, in realtà, però allo stesso tempo il ragionevole dubbio cominciava a sorgere, diciamo così. Ma chi sono?